Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben 3 giorni di latitanza dal canale, era una cosa che non capitava ormai da diverso tempo, però sosta delle nazionali. Io che avevo un matrimonio e la mia ragazza era appunto testimone, avete visto le foto insomma su Instagram, ho comunque celebrato le cose. Infatti ragazzi vi dico, se mi seguite solo su YouTube seguitemi anche su Instagram, perché là quando non posto contenuti in genere tendo a postare degli aggiornamenti, capirete anche magari perché non sto facendo nulla sul canale, e quindi insomma seguitemi ovunque, ma Instagram in particolare, ci tengo particolarmente. Dobbiamo parlare però della partita di ieri, volevo fare il post gara, ma anche là cena con insomma amici e parenti eccetera, e quindi ero fuori e non riuscivo in quel momento a creare il contenuto, nonostante comunque la partita io l'abbia vista, ecco, quindi mi sono fatto un'idea ben precisa. C'è da rammaricarsi del risultato di ieri, perché un'Italia che ha creato una marea di occasioni e i singoli Berardi, ecco, insomma, hanno buttato al cesso delle occasioni mastodontiche, clamorose, per portare a casa la partita. Chiesa ha fatto uno strappo, ragazzi, esagerato. Parliamo della prestazione dei juventini, poi ragazzi ci addentriamo nel discorso McKennie, perché a me queste cose mi fanno girare un po' i cosiddetti, eh. Allora, prestazione dei giocatori della Juve. Bene, Bonucci e Chiellini, Muraglia come al solito perfetto, impeccabile. Ecco, finché non c'è nessun scricchiolio dal punto di vista fisico di Chiellini, le sue prestazioni, ecco, parlano chiaro. Locatelli, voi siete rimasti stupiti del gioco in verticale, ma signori, io quante volte ve l'ho detto, quante volte ve l'ho detto, ragazzi, lui nei dati insomma generali prova mediamente 5 volte il lancio lungo a partita, e questa caratteristica ce l'aveva col Sassuolo ed era una cosa ben chiara, definita. I cambi di gioco dava aria, apertura alla manovra. È un giocatore che non ha insomma bisogno di ragionare tanto col pallone. Lui in un istante riesce già a individuare insomma il punto dove deve andare il pallone. È uno che anticipa la giocata e quindi non brucia tempi di gioco. È una delle caratteristiche migliori che secondo me questo ragazzo ha, ma ve l'ho spiegato ampiamente anche prima del suo acquisto. Vi ho detto ecco perché mi piace, perché così, perché ha delle caratteristiche. Non possiamo sempre valutare il giocatore dal punto di vista individuale facendo dei paragoni con altri centrocampisti. Dobbiamo capire quanto quelle caratteristiche possono essere messe al servizio della squadra e possano essere utili. Tipo le caratteristiche di Chiesa, lo strappo, la bravura nell'uno contro uno, la superiorità numerica, il calciare in porta anche da lontano, sono state insomma caratteristiche che hanno fatto le nostre fortune l'anno scorso. Quest'anno aggiungiamo della qualità importante a centrocampo che non guasta, perché insomma oltre a Locatelli serviva un'altra iniezione pesante di tecnica e qualità a centrocampo. Abbiamo solo Locatelli, vi dirò, non è male. Però non basta, lo sappiamo benissimo. Poi se basterà questa Juventus, questo Locatelli qua, è perché Locatelli è andato ben oltre le più rosee aspettative. O sbaglio? Però ragazzi, ieri partita veramente sontuosa. Poi mi direte, oh è la Svizzera, però intanto servono queste partite qua per un giovane che sta iniziando un percorso in una squadra importante. Sono partite che servono per la fiducia, per la mentalità, per l'approccio. Sono comunque partite che contano, che hanno un certo rilievo, anche se magari l'avversario, cioè non è per intenderci, che ne so, il PSG, ecco, per qualità e caratteristiche. Però sono tutti banchi di prova importanti, banchi di prova dove si trova fiducia, minuti sulle gambe, eccetera eccetera eccetera. Poi Chiesa, ragazzi, è entrato e subentrato. Io non so perché preferisca Berardi ancora nelle... È l'unica cosa che di Mancini io non ho capito, perché ho esaltato la gestione nonostante fossi tanto scettico prima degli europei su questa nazionale. E invece devo dire che, ve l'ho detto, io, vedete, dico anche delle cose sbagliate, non ne faccio un dramma, non sto qui a distorcere la realtà per dire no, avevo ragione io. Io non credevo nel gruppo della nazionale, contento di ricredermi, come ben vedete. Cioè, che me frega, non faccio delle battaglie ideologiche, non me ne fotte una mazza. Però, insomma, l'unica cosa che non ho capito veramente è la gestione Mancini. È questa cosa qua, Chiesa fuori, Berardi dentro. Perché? Uno con la cattiveria di Chiesa, uno con la mentalità di Chiesa, francamente, io non me ne priverei mai, mai. Sempre dal primo minuto in campo, ma sempre.
Bentancur si è fatto male, speriamo che non abbia nulla di grave. Dybala, avete visto quella partita là con l'Argentina-Brasile sospesa per la questione... Ragazzi, che disastro. Anche qua, io vi dico, sono contro le nazionali, ma non sono contro le nazionali a prescindere, perché il fascino di certe competizioni mondiali, europei, insomma, a me rapisce, ovviamente. Però, se dobbiamo fare un'analisi ben fatta, questo tipo di cambiamento repentino di allenamenti, di gruppi, eccetera, a mio parere causa dei mini shock nei calciatori sulla coerenza, sul programma di lavoro, eccetera. Parliamo di altissimo livello, per cui capite bene che cambiare modo di allenarsi da una squadra all'altra può causare, si incorre in infortuni. Infatti la soluzione migliore per evitare qualsiasi rottura di scatole è la seguente: tu vai, ragazzo della nazionale, stai là un mese con tutta la nazionale, fai tutte le competizioni che devi fare e poi solo club, solo club. Quindi la stagione da fine agosto a insomma maggio club, poi da maggio a metà giugno fai nazionali, te ne vai un mese in vacanza, rientri a metà luglio e rinizia tutto il lavoro in vista de... Secondo me la soluzione più idonea, la soluzione migliore per evitare casini. Ora, col Covid di mezzo, che è una variabile impazzita, c'è il rischio di contagi, di cazzate e insomma la si tira per le lunghe con tutte queste stronzate. Le pause delle nazionali a me non piacciono per quello, interrompono un flusso di lavoro, creano uno shock anche nei confronti del fisico, secondo me, dei giocatori, perché le trasferte distruggono, ci sono carichi di lavoro da smaltire e le trasferte lunghissime non aiutano alla causa per nulla. E poi che cosa succede? Succede che magari qualcuno si infortuna, invece rimanendo nella squadra di club si ha una certa coerenza di lavoro. Io ve l'ho sempre detto, oltretutto io credo che l'attenzione della gente, quando iniziano le stagioni di club, l'attenzione è tutta là. Queste partite danno quasi fastidio. Invece secondo me metterle tutte in un buon periodo, tipo di fine anno, maggio-giugno, là secondo me la gente le apprezza di più. Mia opinione personale. L'ho sempre detto, è una battaglia che io cercherò sempre di poggiare e di, insomma, mi schiero contro la sosta delle nazionali per tutti questi motivi che vi ho elencato. E a tal proposito c'è da tirare le orecchie a Weston McKennie, perché l'ha combinata una P di Bertold, è stato sospeso nuovamente dalla nazionale, stavolta il motivo è perché ha infranto le norme anti-Covid. A me sto ragazzo sta facendo girare i cosiddetti. Poi casualmente lui ha questi comportamenti, viene riscattato dalla Juve, festino. Non viene ceduto nella sessione estiva, boom, si comporta male, viene escluso dalla nazionale. Ora, io vi dico una cosa, io non ce l'ho contro i giocatori che non rispettano le regole, tutt'altro. Ci sono dei giocatori che non rispettavano le regole, però in campo davano tutto, serietà negli allenamenti e, insomma, alla fine il campo parla. Il problema è che se il campo non parla, non ti puoi permettere questo tipo di atteggiamenti. Weston McKennie, attualmente, per il ruolo che ha in rosa, non è in grado di poter, cioè non può permettersi certe cacate. Ora, non è che vi dico se tu sei bravo puoi fare quel cavolo che ti pare, no. Tu ti sbronzi, funziona così in ogni spogliatoio, prima delle partite, benissimo. Poi in campo devi comunque segnare, devi essere utile alla squadra. Se la prestazione dice molto molto bene, nessuno ti dirà... Tanto c'è un po' di vento. Dal momento in cui tu ti comporti male e fai schifo, non giochi, già cambia un pochettino la prospettiva. Non mi sta piacendo questo comportamento di McKennie, perché ripeto, non ha inciso tanto, deve incidere, deve migliorare come calciatore, non può permettersi questi tipi di comportamenti e non è già la prima volta, ahimè è recidivo. Per cui mi aspetto una bella tirata d'orecchie da parte della squadra e mi aspetto un Allegri abbastanza incattivito da questo punto di vista. Comportamento sicuramente deprecabile. Ragazzi, questo è tutto, non credo che ci siano altre notizie importanti di cui parlare nella giornata di oggi. Se ce ne dovessero essere, ecco, io farò il video, non preoccupatevi, adesso cercherò di essere un po' più sul pezzo. E poi ragazzi, noi ci vediamo domani, mal che vada, ecco, non sparisco per 3 giorni stavolta, ve lo prometto. Un abbraccio cari, ciao!